Da quanto tempo lavora qua? Quanti anni lavora qui? E che ruolo svolge? Sono addetta a vendita, part time, 24 ore. La situazione ora com'è? La situazione ha peggiorato nonostante si dica che Conad ci sta venendo incontro, ma non sta avvenendo assolutamente. Il tavolo delle trattative si è bloccato perché ha delle proposte oscene a cui comunque non si può accettare. Ha proposto una sorta di chiusura per l'ipermercato senza garantire poi all'apertura dopo la ristrutturazione che vengano comunque reintegrati tutti quanti i lavoratori. Siccome dovrebbe diminuire la superficie, perciò diminuendo la superficie ha bisogno di metà del personale, però non garantisce che l'altra metà del personale, cioè non dice che fine farà la metà del personale, perciò siamo, la metà del personale è a rischio, non abbiamo nessun tipo di garanzia, non si vogliono esprimere e siamo in attesa che ci diano delle risposte. Non hanno dato un piano industriale, non sappiamo nulla, anche nell'ultimo incontro del MISE hanno risposto nulla, aria fritta, ogni volta non danno una risposta. Perciò lo sciopero è da farsi e si ripeterà anche un'ulteriore volta. Quindi lei è una di quelle che rischia appunto il licenziamento? Rischiamo tutti, perché la metà lo rischiano, chi siano le persone non si sa, ma a prescindere da chi, se sono io o non sono io, il rischio c'è per la metà dei colleghi, perciò il rischio è abbastanza grosso, è un'avvertenza veramente grave. E il MISE ha detto che darà 30 giorni di tempo, sì, a sindacati e azienda, dopodiché potrebbero il 17 di gennaio fare un altro tavolo. E lei si aspetta? Io mi aspetto finalmente le risposte che ci devono dare, che qua dichiarano che devono chiudere per ristrutturare e non ci dicono nell'asta della chiusura come avverrà la ristrutturazione, cosa faremo noi, non sappiamo se andremo in cassa integrazione, che tipo di ammortizzatori sociali useranno, perciò non abbiamo nessun tipo di risposta.